Benvenuti. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie. Eccoci qua. Dunque, dati. Ed iniziamo dal più vicino a me, che è Roberto Ranaldi di Adobe. Allora, oggi avere tanti dati, abbiamo capito, non è sufficiente. Cioè, non è la misura della qualità della relazione con i nostri clienti. E quindi, per soddisfare le esigenze, occorre, uno, conoscere i nostri clienti e poi sviluppare delle azioni utilizzando i dati corretti. Voi, cioè, avete un'azienda che per me poi è assolutamente mitica perché unisce la competenza tecnologica ma la mette al servizio della creatività. Quindi non è un utilizzo, come dire, meccanicistico del dato, ma è qualche cosa di più. L'esperienza in un'azienda come Adobe, come dire, parte un po' dell'heritage. Allora, tu ti occupi di supportare progetti cosiddetti data-driven. Ma ci racconti quale approccio avete voi per rendere concreta una strategia di MarTech? Certamente, mi associo ai colleghi per dare il buongiorno di nuovo a tutti e per insomma condividere l'entusiasmo di partecipare ad un evento in presenza di nuovo dopo 2 anni. Vado dritto al punto. L'obiettivo di Adobe è quello di cambiare il mondo attraverso le cosiddette digital experience. Obiettivo, se vogliamo, romantico, che trova la sua concretezza nel momento in cui andiamo a guardare allo stack tecnologico che offre Adobe. Se vogliamo end-to-end, ovvero dalla creazione quindi del contenuto fino alla gestione dei processi attraverso il cosiddetto Marketing System of Records Workfront, passando per le soluzioni di data collection e di data optimization e di attivazione attraverso il campaign marketing. Tutto questo arricchito e complementato attraverso la nostra soluzione Adobe Experience Platform, che rappresenta la nostra soluzione CDP, che non solo quindi arricchisce questo layer applicativo, ma lo complementa con una serie di nuove soluzioni costruite direttamente on top e che riteniamo possano rispondere a questa esigenza, a queste challenge a cui sono esposte le organizzazioni. Prima su tutte la gestione del customer journey, challenge complessa, specie se la immaginiamo, come dire, su larga scala e in real time. Questo perché la transizione dalla multicanalità all'omnicanalità ha esposto le aziende, come dicevi giustamente prima, a collezionare una molteplicità di dati che non significano assolutamente, come hai detto, non generano in maniera equivalente altrettanti insight. Anzi, negli ultimi anni molte organizzazioni si sono dotate di data lake, quindi hanno collezionato e archiviato questi dati attraverso queste soluzioni. Direi anche correttamente, per ricostruire la single view del proprio customer. Tuttavia queste soluzioni archiviano dati in silos con tassonomie disparate, presentano una gestione e un grado di complessità elevato e soprattutto deficitano in termini di attivazione del dato. Ed è proprio in questo scenario che si insinua il concetto di CDP e l'Adobe, quindi Experience Platform. Tutto ruota, come dicevi, intorno al nostro utente, in quanto è necessario collezionare dati da diverse fonti, spesso eterogenee tra loro, manipolare questi dati ed attivarli all'istante. Quindi l'Adobe Experience Platform ha l'obiettivo non di sostituire tecnologia, ma di integrarsi, di insinuarsi all'interno dello stack tecnologico in modo fluido, andando ad attingere i dati direttamente alla fonte per garantire una latenza compatibile con quelle che sono le esigenze dell'organizzazione stessa in termini di attivazione. Ora, questo esercizio, ripeto, già di per sé è complesso. Immaginarlo su larga scala per sbloccare il concetto di personalization at scale è quasi impossibile senza l'ausilio della tecnologia. Quindi la nostra data platform ha l'obiettivo di collezionare tutti quegli attributi rilevanti alla fine della costruzione del profilo utente per iniziare quindi a costruire queste audience e fornirle al business in real time per poter essere quindi attivate in funzione della strategia di marketing. Tutto questo ovviamente attraversato da un servizio di identità che sotteso alla sempre più pressante
privacy dell'utente, che quindi ci offre o meno il consenso all'utilizzo di ogni singolo frammento, consente quindi di avere la possibilità di dinamicamente tarare e orchestrare le nostre iniziative e rispondere quindi a, a quello che sostanzialmente il customer ci comunica o ci chiede nel momento in cui attraversa il nostro customer journey. Non solo, la sempre più pressante esigenza di segmentazione obbliga le aziende anche a dotarsi di un piano di ottimizzazione, se vogliamo, un piano di attivazione, perché non tutti gli use cases, come del resto dicevano anche gli altri colleghi, richiedono, come dire, questa freschezza del dato di real time. Ce ne sono alcuni che ovviamente hanno bisogno di istantaneità, altri meno, e così via. Quindi bisogna avere una data strategy ben definita affinché ogni azione sia concertata con l'insieme del, del piano. Ovviamente la, la piattaforma è dotata di un livello estremamente evoluto di machine learning e di intelligenza artificiale che riescono anche ad arricchire questi dati, quindi andando sostanzialmente a complementare i profili con la propensione all'acquisto piuttosto che il churn score o la propensione al, come dire, compimento di quell'azione che per noi rappresenta un goal. E questo fa sì quindi che di volta in volta come dire, cambino i trigger e le dinamiche attraverso le quali poi di fatto si va ad attivare il dato. In ultimo, nonostante questa piattaforma nasca nativamente integrata con questo layer applicativo di cui parlavo prima, tutto sommato presenta un approccio cosiddetto API first. Questo proprio per, uno, garantire l'integrazione con lo stack tecnologico attuale in ottica best of breed, e due, per rispondere sempre più alla come dire, pressante esigenza del collezionamento dati server side in ottica cookieless e anche connesso direttamente, come dire, ai benefici legati a questa modalità di integrazione. Beh, come ritornano tutte queste parole, no? Orchestrazione, l'API, i dati, tutte queste cose, cioè, sono proprio, precipitano addosso alle persone che si occupano di marketing all'interno delle aziende. Proprio come è cambiato, adesso un po' vecchio, comunque, come è cambiato proprio il linguaggio, no? La relazione, che i temi che un marketer oggi, una persona di marketing deve affrontare. Adesso abbiamo parlato di cookieless e quindi vorrei... arrivo alla, a Sisal, vorrei parlare un attimo con Fabio Firino, no? Beh, voi siete, come dire, leader come Adform all'interno del mondo della pubblicità digitale e della tecnologia applicata al mondo della pubblicità. Abbiamo parlato di CDP, parliamo anche di DMP, che è un'altra cosa, ma la racconti meglio tu di me. Il far lavorare insieme questi due mondi in un mondo cambia e con il cookieless cambierà ancora di più, è un challenge molto importante. Far parlare proprio questi due mondi e diventerà un'esigenza, perché voglio dire, sappiamo tutti che cosa significherà il cambio del 2023 con la deprivazione dei cookie terze parti. Come si affronta questo cambio? Come si integrano questi due mondi? Sì, buongiorno a tutti anche da parte mia, ovviamente. Riprendo le parole di un intervento precedente, dove la grande sfida adesso, una volta che ho uniformato i dati sui miei clienti e azionato un po' quelli di meccanismi di engagement e di riattivazione, la vera sfida è appunto attivare delle strategie di acquisizione di nuovi clienti, cosa che è assolutamente fattibile nel vecchio mondo, diciamo così, quindi quello basato su cookie di terza parte, quindi la benzina, se vogliamo, che alimentava le vecchie tecnologie e che consentiva appunto di matchare, far funzionare. Fantastico parlare vecchio, no? Cioè sembra che stiamo parlando di antichità, invece è oggi. Sì. Incredibile. Diciamo che la pandemia ha un po' accelerato anche questa obsolescenza, diciamo così. E quindi la vera sfida appunto è utilizzare dei nuovi paradigmi per acquisire nuovi clienti, ed è qui che le vecchie, passatemi in termini, DMP devono riorganizzarsi, rielaborare in un'ottica cookieless e integrarsi con le CDP in maniera tale da consentire un passaggio di dati
con segmentazioni più accurate per poter fare campagne ad esempio di lookalike o di audience suppression, quindi andare a intercettare nuovi utenti senza ovviamente ricolpire nuovamente gli utenti che sono già miei clienti. E AdForm oramai dal 2018, quindi da quando Safari e Firefox hanno deciso di togliere completamente i cookie di terze parti dai browser, che ha iniziato questo processo di creazione di una nuova identità. Diciamo che la differenza dal punto di vista strategico è che rispetto ad altri player non ci siamo posti sul mercato come l'ennesimo provider di una soluzione di identity, ma citando appunto le parole di Scott Brinker, abbiamo lavorato sull'interoperabilità e l'aggregazione, quindi andando a lavorare in maniera sinergica con tutti gli identity vendor che ci sono sul mercato, inclusi quelli provenienti dalle CDP, con una soluzione che si collega nativamente via API e consente tramite tutta una serie di segnali che ci arrivano dal mercato, soprattutto al mondo programmatico, ma anche dall'ad server, dalle creatività, di creare dei profili di utenti che possono essere utilizzati appunto per campagne di lookalike o di riattivazione o di esclusione di già utenti. È una tecnologia che abbiamo chiamato ID Fusion, appunto, sì. Nome che simboleggia appunto l'unione e l'interoperabilità appunto tra diversi sistemi di identificazione, e che è ovviamente privacy compliant, perché già dal lontano 2002, anno di fondazione di AdForm, abbiamo deciso di non utilizzare dati personali appunto per alimentare la nostra tecnologia. E riprendendo anche l'intervento precedente, è un sistema ovviamente probabilistico, e quindi per questo motivo è sicuramente magari un po' meno preciso rispetto a identificativi basati su email, però sicuramente consente una scalabilità maggiore, quindi raggiungere un pubblico maggiore rispetto ovviamente a identificativi deterministici, che magari possono anche correre incontro a problemi legali dal punto di vista della compliance alla GDPR. Benissimo. Beh, allora, in mezzo a questi due signori, no, c'è una persona che rappresenta un po' la domanda, no? E poi rappresenta anche un'altra cosa, una parola ancora che abbiamo introdotto tantissimo, però insomma adesso la rappresentazione un po' tridimensionale di questo, che è la omnicanalità. Quindi Sisal è un'azienda molto particolare, e la sua particolarità sta appunto nel fatto di essere pienamente multicanale. Ha un fortissimo canale online che tutti conosciamo, ha tutto un sistema di touch point, qualcuno ha parlato anche di questo, molto articolato. La raccolta dei dati, la raccolta delle interazioni con i clienti è veramente molto molto variegata, e molte di queste sono anche molto piccole. Una cosa importante è che Sisal oltretutto ha un business dal punto di vista della regolamentazione molto molto particolare, e quindi è stato proprio pensata l'intervento di Davide Santoro, proprio perché va a collocarsi all'interno di quello come noi mettiamo a valore le micro interazioni con i nostri clienti e come possiamo farlo. Quindi la domanda che volevo fare a Davide, e poi credo ti riallacerei alle cose che hanno detto anche gli altri due colleghi: quali sono i dati che voi raccogliete e soprattutto come vanno a costruire il profilo cliente? E l'altra cosa, come li andate ad utilizzare, proprio anche considerando quelle che sono le limitazioni del vostro business? Grazie della domanda, è un piacere anche per noi di Sisal essere qui oggi a questo evento. Sisal è una società che opera nel settore dell'intrattenimento con un'ampia offerta di giochi online e retail. Chiaramente noi abbiamo diverse tipologie di utenti che oggi accedono alle nostre properties digitali. Abbiamo sito, abbiamo diverse app, abbiamo ovviamente anche il canale retail. Sulle nostre properties digitali accedono sia utenti che vogliono giocare e utilizzare i nostri servizi, sia giocatori che magari non giocano online ma accedono alle nostre properties per utilizzare i nostri servizi. Particolarmente questo succede magari nel comparto delle lotterie. Ora, queste tipologie di clienti che magari vengono sulle nostre properties ma non giocano,
Sicuramente sono utenti di cui noi abbiamo pochissime informazioni e su questi giocatori, su questi utenti, quello che facciamo sicuramente è utilizzare le informazioni che abbiamo a disposizione relativamente agli analytics per cercare di customizzare quanto più i contenuti e portarli verso un processo di registrazione che è necessario eventualmente per poter giocare, in quanto è un mercato regolamentato. La registrazione, appunto, proprio perché è un mercato regolamentato, è molto più strutturata rispetto a un processo di registrazione standard. Abbiamo tantissimi campi che sono magari obbligatori, ci sono diversi controlli che vengono fatti in termini di codice fiscale piuttosto che requisiti di sicurezza, OTP, verifiche email e quant'altro. Ora, questi giocatori, quindi le persone che effettivamente si registrano e possono iniziare a giocare, sono persone su cui iniziamo a raccogliere delle informazioni, ovviamente laddove è consentito. Quali sono le informazioni che raccogliamo? Sono dati transazionali, quindi possono essere relativamente a pagamenti, metodi di gioco, quindi certo, giocato, piuttosto che dati qualitativi che possono essere i feedback dei clienti, dati relativamente al customer care, eccetera. In termini di mole di dati che noi utilizziamo, questa è veramente molto importante e molto alta. Molto granulare proprio. In quanto proprio la natura di per sé dei prodotti e servizi che offriamo ci porta ad avere una mole importante. Noi abbiamo dei giocatori che interagiscono con le nostre properties digitali molto frequentemente, magari in altri settori abbiamo un acquisto e poi passa X tempo prima che poi le persone tornino a utilizzare le properties. Quindi è un pochino una nostra peculiarità. E che cosa ce ne facciamo di questi dati che raccogliamo? Beh, allora noi raccogliamo tantissimi dati appunto proprio perché utilizziamo diversi sistemi in base a diverse funzionalità. Stiamo parlando delle nostre piattaforme di gioco innanzitutto, stiamo parlando di strumenti di feedback management, stiamo parlando di strumenti di customer care, quindi tutte queste informazioni che poi noi andiamo a raccogliere dobbiamo provare a utilizzarle in qualche modo. È chiaro che nel tempo c'è stata un'evoluzione, abbiamo visto prima che anche i sistemi si sono moltiplicati e anche Sisal ovviamente ha moltiplicato gli strumenti che è andato a utilizzare. E uno dei problemi che sicuramente noi abbiamo affrontato è come poter effettivamente utilizzare tutti i dati che andiamo a raccogliere, perché il rischio era, come veniva menzionato anche prima, è che si creino un po' questi data silos dove il dato nasce e muore all'interno di uno strumento ed effettivamente è difficile utilizzarlo e matcharlo con altri dati. Quindi quello che abbiamo fatto negli ultimi 2 anni principalmente è stato un po' un processo di trasformazione in cui abbiamo cercato proprio di abbattere questi data silos andando a creare un data lake e andando a passare queste informazioni a un data lake e quindi a una data platform per cercare di far convergere tutti i dati che noi raccogliamo relativamente a un singolo cliente e cercare di creare effettivamente una unique customer profile che vada effettivamente a identificare il cliente con tutte le informazioni che noi riusciamo a raccogliere sui diversi strumenti. Ora, tutte queste informazioni relativamente al cliente ci supportano poi a creare tutti i diversi livelli di segmentazione che noi andiamo ad utilizzare poi sui nostri clienti per chiaramente tenere alto l'engagement creando contenuti personalizzati, andando a fare delle campagne personalizzate su questi clienti e assolutamente cercare di fornire anche un servizio di caring che sia quanto più tailored sul cliente, cercando sempre di creare un po' quell'effetto wow in base alle loro preferenze. Interessante, no? Cioè, mi piacerebbe a tutti avere un cliente come lui, perché capisce che cosa state dicendo, perché però è un po' questo, cioè mi arriva, ci volevo una risposta telegrafica da tutti e tre, no? E ascoltando Davide proprio davvero questa cosa si rappresenta, no? Cioè voi tutti, quali sono le competenze e all'interno delle aziende sia lato domanda e lato offerta e soprattutto orchestratori, orchestratrici o specialisti? Perché Davide, il suo nome è data qualcosa, però in realtà la conoscenza deve essere molto più ampia, non è che devi essere conoscere soltanto il tuo pezzettino dei dati. Quindi per voi sapere, come vedete voi sto tema delle competenze? Cioè chi è la persona giusta all'interno di un team di Martech? Chi sarà la persona più importante all'interno del team di Martech? Prego. Comincio io.
Sì, grazie per la domanda. Beh, il tema delle competenze è estremamente complesso. La risposta secca a questa domanda è: servono entrambe. Serve sia ovviamente competenza tecnica e serve visione d'insieme. Personalmente ho maturato, diciamo, questo pensiero e sicuramente grazie alla mia, al mio percorso personale, accademico e lavorativo e ovviamente anche entrando a contatto con le più grandi realtà organizzative italiane. Il mio percorso formativo mi vede laureato in finanza e marketing, partecipo a un concorso, entro in una banca e fino, come dire, fino a quel momento, storia perfetta, insomma, il sogno, come dire, di buona parte degli iscritti di economia, no? A quel tempo. In realtà dopo un paio di anni la mia passione sfrenata per la tecnologia e come dire, per l'informatica era sempre più pressante e mi faceva percepire questo cambiamento, in particolar modo all'interno dell'ambito finanziario, ma anche ovviamente in altri settori, e per cui ho cominciato, come dire, a guardare al mercato, cercare di capire quello che chiedeva, no? Per rendere il mio profilo appetibile. Banalmente andavo su LinkedIn piuttosto che su altri portali a cercare come dire, il minimo comune denominatore tra le offerte, quindi quali competenze servivano. E così ho investito, ho impiegato diverso tempo, più di 2 anni, per, tra virgolette, riqualificarmi e rendermi appetibile per convergere verso un settore che magari mi desse più prospettiva o che semplicemente fosse più, come dire, affine a quelle che sono le mie passioni, le mie inclinazioni. E così è stato, quindi ho trovato chi mi ha dato fiducia, ho corrisposto questa fiducia accettando anche delle condizioni peggiorative all'inizio, ma è stato probabilmente uno dei migliori investimenti. Questo per dire sostanzialmente che sicuramente il cambiamento è legato al tema delle competenze richiede ovviamente passione da un lato e, e dall'altro flessibilità. Certo. Nella misura in cui oggi il mercato ci chiede come dire, una eterogeneità di competenze per cercare di sorpassare quelle che sono le organizzazioni, le classiche organizzazioni, se vogliamo, anacronistiche, ovvero come dire, organizzate per divisioni, in silos, dove spesso e volentieri noi consulenti diciamo siamo fortunati perché accediamo alle organizzazioni, tutto sommato non veniamo percepiti come delle minacce ma come delle risorse, per cui riusciamo a dialogare tanto col marketing quanto con l'IT, ma tante volte troviamo, come dire, queste due realtà un pochino arroccate che non dialogano e condividono informazioni tra loro e che quindi diciamo perdono, no? Possibilità di concertare insieme quella che può essere una digital transformation. Bene, Fabio, tu che ne pensi? Beh, io volevo fare il biologo marino e sono finito nell'Adtech, quindi una user journey abbastanza simile a quelle che abbiamo visto. Storie personali, sembra di essere un po'... Cioè, giù, è bello questa precedente. Avevamo un bancario, avevamo un biologo marino, adesso te voglio capire che volevi fare nella vita, però... Interessante, prego. Sono anch'io ovviamente d'accordo con Roberto, servono competenze trasversali, soprattutto in un'azienda come la nostra, che comunque in un'evoluzione appunto di una DMP, dove bisogna analizzare dati provenienti da diversi touch point, è necessario poi consentire anche un corretto flusso di ritorno di questi dati arricchiti verso appunto sistemi di CDP e di data management. Touch point che ovviamente non sono solo digitali ma anche fisici, pensiamo ai retailer, pensiamo alle filiali delle banche e sono queste appunto alcune delle domande che i clienti ci rivolgono per appunto orchestrare e architettare al meglio i sistemi di raccolta dati in modo tale che appunto non solo siano utili e utilizzabili in una fase di attivazione ma consentono appunto un flusso di dati di ritorno che sia però anche leggibile e in tempo reale e quindi sono queste appunto le competenze che serviranno in un'azienda sempre come la nostra più. Nel futuro. Sempre di più. Davide, te quello volevi fare nella vita? Ma ti dico la verità, io volevo fare esattamente quello. Sono assolutamente contento comunque di lavorare in un settore che mi ha sempre appassionato. Mi piace essere da entrambe le parti, sia lato cliente che lato business. Il mio profilo è molto vicino al business e questo in realtà mi ha aiutato anche a capire molto quelle che sono le esigenze dei clienti. Sono assolutamente d'accordo che in un progetto Martech
debbano esserci competenze trasversali. È vero che è necessaria la figura che fa da collante tra il profilo specialista 1 e il profilo specialista 2, dove parliamo magari di profilo CRM, profilo business, con il profilo IT molto tecnico. Molto tecnico. Questa traduzione dei requisiti utente è sicuramente una parte fondamentale e sicuramente agevola poi lo sviluppo di questi progetti, accelera, ed è una fase secondo me molto critica e molto importante. Quindi in realtà la risposta è, mi associo al collega, è necessario averle tutte le figure specialistiche ad alto livello. CISAL, proprio l'approccio di CISAL è lavorare con dei team su questi progetti che siano quanto più ibridi, quindi lavorare con persone che abbiano skill specifiche nel business e persone che abbiano skill specifiche nel team IT. Fantastico, bene, grazie ai miei ospiti, grazie a tutti e grazie a tutti. Mille, grazie.